Asus Memo Pad. Memo Pad non è solo un prodotto, ma è una famiglia di prodotti. Abbiamo Memo Pad HD7, che è un tablet 7 pollici, e qui al Computex di Taipei abbiamo lanciato anche Memo Pad Full HD 10. Come si capisce dal nome, stiamo parlando di un prodotto 10 pollici Full HD. In particolare i prodotti Memo Pad Full HD 10 sono due, non uno solo, perché abbiamo una versione Wi-Fi e una versione 4G. Iniziamo a vedere i dettagli del prodotto, poi andiamo a vedere le differenze tra le due versioni, quella Wi-Fi e quella 4G. Abbiamo un pannello 10 pollici Full HD, quindi 1920x1080, particolarmente sottile, con questo materiale plastico, con un feeling al tatto molto, molto buono, molto positivo. E molto importante è la potenza dei processori. La potenza dei processori sui tablet sta subendo un incremento sostanziale, diciamo seguono un pochino la legge di Moore, no? Che incrementano esponenzialmente. A cosa serve tutta questa potenza? Serve proprio per gestire il Full HD, quindi la grafica Full HD. Qui vediamo quanto risponde rapidamente lo schermo al nostro tocco, possiamo navigare tranquillamente in assoluta fluidità. Abbiamo, come in tutti i prodotti Asus, l'accesso a Google Play, quindi tutti i prodotti sono certificati Google Play per usufruire di tutte le applicazioni e tutte le funzioni che ci mette a disposizione Google sul suo market. E in particolare abbiamo detto, appunto, abbiamo il prodotto Wi-Fi e il prodotto 4G. Il prodotto Wi-Fi è dotato di un processore Atom di Intel, dual core a 1,6 GHz di frequenza, mentre invece il prodotto 4G è dotato di un processore Qualcomm quad core, sempre massima potenza, a 1,5 GHz di frequenza. Il processore Qualcomm, l'ho detto prima così en passant tra le righe, supporta il 4G, quindi la rete LTE, che è la rete che anche in Italia ormai inizia a essere disponibile e permette di navigare a 100 megabit al secondo, quindi ben oltre le velocità che si hanno in una ADSL di casa. Sui nostri prodotti abbiamo poi una suite di software, abbiamo il SuperNote Lite, che è questa applicazione che ci permette di prendere appunti usando il pannello touch, possiamo scrivere e prendere appunti sullo schermo. Adesso possiamo scrivere un ciao qui in una pagina un po' sporca e ci viene riportato, diciamo, sul formato di foglio che abbiamo scelto precedentemente. Tra le varie applicazioni abbiamo Asus Studio, che è un'applicazione che ci permette di organizzare le nostre foto mettendo dei tag dopo aver fatto ogni foto, foto piuttosto che video, in maniera tale di averli categorizzati nel momento in cui li andremo a cercare. Poi abbiamo My Bitcast, Buddy Buzz, Pimpal, sono tutte applicazioni che servono, diciamo, in un ambito social per aggregare un pochino le informazioni che ci arrivano da Facebook, Twitter, Google Plus e tutti i vari social network. Andiamo a fare una panoramica dell'hardware di questo prodotto. Abbiamo detto, appunto, un 10 pollici con schermo Full HD, abbiamo la fotocamera frontale e una fotocamera posteriore, abbiamo due speaker stereo, quindi abbiamo l'audio Sonic Master, che è sempre la tecnologia di Asus che permette di migliorare le qualità audio, abbiamo una porta per un jack per collegare delle cuffie, un tasto di accensione, da questa parte abbiamo uno slot micro SD per espandere la memoria fino a 32 giga, memoria integrata è di 16 giga, possiamo mettercene altre 32 in micro SD, e un tray per metterci la SIM card. Il modello che ho in mano è il modello 4G. Il software su Memo Pad Full HD 10 è un Android 4.2.2, lo vediamo qui nelle impostazioni, 4.2.2, che è l'ultima versione attualmente disponibile di Android. Molto importante, ribadisco quanto ho già detto prima, la disponibilità dell'accesso a Google Play e a tutte le sue applicazioni. Dopo aver visto il modello 4G, veniamo al modello Wi-Fi, che, come abbiamo detto, ha un processore Intel, si differenzia tecnicamente perché non abbiamo lo slot della micro SIM, abbiamo lo slot della micro SD per espandere la memoria e una porta USB che, oltre a permettere la connettività, permette anche
di far uscire un video in Full HD e di caricare il telefono tramite connettore micro USB. Questo è importante per una questione di standardizzazione degli alimentatori, perché altrimenti in casa ce ne ritroveremo sempre di più. Per il resto è al pari del suo fratello 4G, dotato di fotocamera posteriore, di due speaker stereo, tasto di accensione e tasti di volume sulla sua parte destra. Memo Pad Full HD 10 arriverà sul mercato italiano in due colori. Abbiamo un blu scuro e un bianco. Stiamo valutando se lanciare bianco e blu scuro sia nella versione Wi-Fi che in quella 4G, o si differenziare un colore per la parte Wi-Fi e per la parte 4G. Importante comunque, per chi amasse i colori, la disponibilità di accessori. Infatti avremo delle custodie che sono disponibili in diversi modelli, con la sola custodia che, diciamo, protegge lo schermo, come la vediamo qui in verde, rosa e nero, oppure una custodia, diciamo, a mo' di busta, dove possiamo mettere il tablet, riporlo e portarlo via. Forse la busta è più adatta alle donne, la cover dello schermo è più per un uso maschile, senza borse e borsettine, insomma. Asus Memo Pad Full HD 10 arriverà nelle due versioni Wi-Fi e 4G nel corso dell'estate. Presumibilmente in Italia lo vedremo a rientro dalle vacanze, per quello che noi del settore chiamiamo back to school, quindi il rientro a scuola dei nostri figli.